Buonasera. Controllando. Ok. Buonasera, buonasera, un attimo. È ancora presto. Sistemo un po' di cose. Classico. Perché dovete capire che il titolo che metto non vale. Me lo toglie e devo rimetterlo. Guarda. Me l'ha tolto. Devo rimetterlo. Ed è sbagliato, sbagliato. Scusate. Che figure. Sempre mi dimentico, di togliere l'audio. Ok. Ci siamo. Ok. Fai mettere qui. E buonasera. Benvenuti nella live del Sancro con Bloodborne. Stasera, seratona notturna, caccia notturna stanotte. Stasera. Sì, stasera. Non mi ricordo dove siamo arrivati. Widespot che ci avverte. Grande Widespot. E parto così, giusto per vedere dove sono rimasto. Poi aspetto un attimino e poi incominciamo la nostra caccia che stasera si svolgerà nei boschi da tempo dimenticati, da tempo proibiti, i boschi proibiti. Cioè, si chiama così. Potrei fare un try, visto che ancora è presto, non è ancora iniziata la live in teoria. Inizia fra qualche minuto, potrei fare un try. No, non ci ho ripensato, non ho voglia di combattere contro questi. Maronna, maronna. Che fa? Chi è? Ma vabbè. Torniamo al sogno e sfruttiamo questo momento di pre-live per vedere un attimo l'equipaggiamento, il vestiario. Soprattutto il vestiario. Che qua voglio darmi una cambiata, Questi vestiti ce li ho. Puzzano ormai, cioè, guarda qui. Però sono belli. Sono belli però. Ah no, abito annerito l'ho messo di recente, ma abito nero di Yharghul? Beh, non è male, però è tutto sporco. Abito da cacciatore di Henkir. No, questo lo mettevo al mio PG donna. È chiaramente un abito da donna. Abito di Gascogne, abito dell'automa, abiti sudati. E parte superiore dell'abito della chiesa? No, 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 non è il mio stile. E niente. Abito di questo, annerito del cacciatore. È chiaramente il migliore. Esteticamente, eh. Poi, chiaramente le statistiche, ma che? Le statistiche. Madonna, però, quanto. È fortissimo questo. Parte superiore l'abito della chiesa. Ma ciao, Pat! Siamo appena partiti. Stavo guardando, dando un'occhiata qui ai vestiti. Madonna, questo è molto meglio del mio. Ma il mio è più bello. E dai. Abito di Gascogne. Questo non è mica male, eh. No, questo è molto carino. Oddio, ho sbagliato. Grazie, Fede. Grazie, Max. Grazie, Dix. Oh no. Vabbè, grazie, grazie. Gentilissimi. E che sarà quella automatica comunque. Però grazie. E niente, mi rimetto il mio abito annerito. Ah, Gigi, grazie Gigi. E mi sfugge un nome però. Mi sfugge un nome. Cioè, Gigi, Dix, Fede. E mi sfugge un nome. No, mi sento stupido. Marco, ah, ma... Mi veniva Marco, ma credevo avesse un nome in codice, sai? Marco? Allora era giusto Marco. E Marco? Stavo pensando tipo, non lo so, un nome tutto articolato. E invece era Marco. Più semplice del previsto. Ok.
Ok, allora aspetta, aspetta, voglio cambiare il cappello almeno. Ciao Ferrir! Ah, sei Fede? Ma come? Non eri Gigi prima? Oddio. No, no. Ah no, ok, ho capito. No, no, Gigi me lo ricordavo. Marco, non mi ricordavo perché stavo pensando a un nome altisonante. Tutto. Invece era Marco. Comunque, voglio cambiare il mio cappello che. Qua ormai il mio cappello. No, così sembro Van Helsing. Cacciatore di Yharnam? Questo è il primo in teoria. Che però è bello, eh. Mamma mia, se è bello. Cacciatore di Henkir? Wow, guarda questo, che bello. Dai. Questo qui. Dai, questo qui. Però i pantaloni non mi piacciono, eh. Scusate, momento fashion. Pantaloni cinerei? 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 O cacciatore di Henkir? No, così c'è troppo sgargio di colori qui. Ma non mi piace. Sì, Fede, avevo capito. Dopo ho capito. Io tutto bene, tutto bene. Ah, ok, vai a dormire. Ok. Spero che Life is Strange ti stia piacendo. Spero sia bello. Chissà, chissà. Vabbè, comunque, quanti da chirurgo? Un attimo però, eh. Questi qui sono lore, non sono vestiario. Quanti da chirurgo lunghi? La chiesa affronta la caccia con un approccio medico. Quando un cancro viene scoperto, è necessario isolarlo e quindi estirparlo dall'organismo che ha colpito. Comunque, è un eufemismo per dire, guarda, qui prendiamo la gente, li facciamo esperimenti strani, che poi fanno casino nel mondo. Ieri non potevo farmi fare spoiler. No, no, tranquilla, tranquilla. Comunque non è successo niente di che, perché era proprio l'intro del DLC. Che poi continuerò. Però sembra molto carino, eh. Cioè, chiaramente è un gioco di trama. Li uccidono direttamente, neanche esperimenti, guarda. Quindi era proprio. Attenzione! Un oggettino. L'occhio di un cacciatore ebro di sangue richiama i cacciatori nell'incubo del cacciatore. Una creatura deforme ti spingerà velocemente fuori dalla cappella di Oedon. È il DLC, immagino? Sono. E credo sia il DLC. Occhio del cacciatore ebro di sangue. DLC, DLC, oh, meno male non mi hanno rubato i soldi. Perché non era partito il download, mi ero preoccupato un attimo. Comunque, che cosa dobbiamo fare stasera? Una cosa dobbiamo farla. Prima di tutto, abbiamo un conto in sospeso al carcere dell'ipogeo. Notte Fede, notte notte grazie, grazie mille. Abbiamo un conto in sospeso con una preda. Una preda che ci è sfuggita per poco così. Ma noi andiamo a rincorrerla da bravi cacciatori prima di andare poi nei boschi maledetti della morte. Che quella è l'unica strada, vero? È l'unica strada che manca, vero? Signorino, buonasera. È morto? Mamma mia, che paura, pensavo non fosse morto. Eh già, noi dobbiamo andare chiaramente, molto chiaramente. Mi sono dimenticato dove. Era di qua? Sì, era di qua. Che paura il jumpscare ogni volta. No, mi ha. Che fa? È doppia pure, no? Vai, iniziamo con i baci, le slinguazzate. Vabbè che siamo oltre la fascia protetta, ma io comunque. Non c'ho voglia al mio momento, eh. Voglio andare a fare il cacciatore. Ecco, ciotolo e urla incredibili nelle orecchie. Oh, mamma mia, siamo veramente su Bloodborne. Che bello. Quindi, ma diamo un colpettino a questi per vedere se sono svegli. Me li avevo visti. Madonna! Ma dai! Doppia? No, singola. Chiaramente, se non è doppia, è singola. No, 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 aiuto, aiuto. No, no, vabbè, vabbè. Oh, aiuto. No, no, mi sono cagato tantissimo, tantissimo, tantissimo. Madonna mia. Ci me lo sono trovato in faccia. Ah, allora avete un punto debole, eh. Ma che bello scoprirlo. Guarda lì, il sacco che salta. Conviene comprare la spada di Ludwig? Sì.
È fortissima, guarda, te la faccio. Maronna. Ah, non ci passate col sacco, bravi. Bravi, bravi. Aiuto. Sono veramente terribili questi nemici comunque. Perché oltre ad essere inquietanti fanno anche un male cane. Comunque la spada di Ludwig è penso una delle armi migliori. E noi ci siamo. Prima voglio rileggere. No, non c'è più. Qui cosa c'è? Tutto grazie a veleno. Ah, ok. Quindi un prode cacciatore è riuscito a sopravvivere grazie al veleno. Sappiatelo, nel caso dovreste trovarvi anche voi qui. Che rumore. Cioè, si è perso il suono. Disertore Antal. Non l'ho mai visto. Io lo evoco. Metti che è una quest secondaria. Boss fight, eh sì. Ce la siamo persa questa. Io lo evoco. Metti che è seconda. Cioè, una quest. Tra l'altro, quelli che evochi non si vedono nel gioco poi. Tipo questo qui, chi è? Non l'ho mai visto io. Ah no! Mi sono appena ricordato chi è il disertore Antal. Non è quello che ti lascia nella cacca? Ma il. Ah, gambe fuoco e tante schivate. Ok. Ma il disertore Antal non è quello che scompare durante le boss fight, lasciandoti chiaramente deserta e ti lascia nella cacca. O no? Dopo un pomeriggio stressante su Dates, Bloodborne è perfetto per compensare. Direi di sì, anche perché su Dates, guarda, lascia perdere, poi ti racconto. Belva oscura parla. Mi aspettavo una cutscene e invece. Non si vede però, è tutto scuro. Io non vedo, non vedo lui. Non vedo lui proprio. È tutto buio. Mi devo curare, ma che danno gli faccio però? Ehi, ehi, la telecamera. No, devo. Io non volevo saltargli in faccia mentre stava caricando quello, ma. Mi ha saltato da solo. Comunque è bellissimo sto nemico, c'è da dire. È bellissimo. Che è? Ho sbagliato. Devo ricordarmi un attimo i tasti, scusatemi. Cos'è questo? L'ho mancato, com'è possibile? Aia. Mancato. Meno male che il disertore non sta disertando. L'ho mancato ancora. Continuo a mancarlo. Ah, gli ho fatto un parry senza vederlo però. Cioè no, gli ho fatto il riposto. Ah! Sono io che lo butto giù con l'attacco pesante. Quando perde la sua elettricità è stannato, ok. Momento d'oro per fargli danno davvero. Madonna, è bellissimo sto nemico. Che cos'è? Oh, aiuto! No, vabbè. Cioè, mi stavo. L'ho visto e mi sono allontanato. Mi ha shottato comunque a quella distanza. Comunque, devo alzare leggermente la musica. La sentite voi la musica? Io no. Scusatemi, comunque, è il primo approccio al gioco, quindi chiaramente devo ricordarmi un attimino chi sono, che gioco è, cosa si deve fare. Aia, aia, aia. Ok. Allora. Voglio alzare leggermente la musica. A tre, dai. Ok. Ci siamo. Ma lo faccio senza disertore? Però no, no. Mi sa che il disertore è una quest. È una quest il disertore. Che tu lo evochi ogni volta e poi prima o poi. La prima si perde chiaramente di proposito. Era voluto. Che fa. Mi fa. Ma no, bellissimo! Mi sta facendo mangiare col cucchiaio per caso? Era un cucchiaio che mi stava facendo mangiare, tipo.
è così, wow. Ok, devo giocare meglio un attimo. Occhio iniettato di sangue? Addirittura. Devo giocare un attimo meglio, eh. Madonna che urla questi. Io corro, corro, che paura. Ok. Io credo che sia, sì, una mini quest quella del disertore. Tu lo evochi per varie boss fight finché... Bello questo muro di nebbia, eh. Bella anche... Che bello che è sto nemico. E vediamo. Ho delle molotov. E cos'altro? Un monocolo. Andiamo, andiamo. Quell'attacco lì non fa tanto danno. L'ho disintegrato. Ah. Una pastiglia? No, ma non serve perché non è tanto duro. Ecco. L'ho detto. Non capisco le tempistiche però di questo nemico. È molto veloce. Devo stargli sotto le gambe, chiaramente. Non c'è altro... A parte quando fa l'attacco incredibile. Non si capisce molto, di quello che sta succedendo al momento. Quanta vita ho! Ecco. Buono, dai, disertore. Complimenti. È tosto, non si capisce. È troppo buio per capire... Quando si sta muovendo, non capisco. Mamma mia però, eh. Ciao Borto. Mamma mia, è tosto. Non me lo ricordavo così tosto. Non capisco il pattern. Scusate, vi è uscita tutto il casino a sinistra. Scusatemi, scusatemi. Si è staccato il controller. Ora dice bla bla bla, controller scarico, bla bla bla. E lo deve censurare perché è brutto vedere, eh. Comunque, la scritta è brutta, eh. Bisogna un attimo censurare per il bene di tutti. Quindi, ho perso pure le zero anime che avevo prima. Io provo a correre. E vediamo. Provo da solo. Sono distratto un secondo, scusatemi, scusatemi, veramente. Basta, basta. Ora è quella buona. Basta, sono dentro il game, proprio. Capite perché devo anticipare le live serali? Perché poi mi viene il sonno. Cioè, non è che ho sonno adesso, però la stanchezza chiaramente non ti fa ragionare al pieno della tua efficienza. Quindi... Adesso che ora sono nel pieno della mia efficienza, andiamo. L'ho ripresa, tranquilli. Sono nel pieno. Non c'è belva che tenga ora. Dimmi, Borto. Qui scompare il suono. Allora, senti. Dai. Non morire immediatamente, per favore. Non morire. Ci sei, come si chiama? Antal, disertore Antal, buonasera e benvenuto in questa live. Mi raccomando, non muoia. Mamma mia, non si capisce nulla di questa boss fight però. Voi vedete qualcosa? Io non vedo nulla. Vedo solo le zampe. Poi questo doppio attacco. No! L'ho stannato mentre stava esplodendo. Mi sono salvato la vita, veramente. No, vabbè, ragazzi.
È terribile sto boss. È difficilissimo e non si capisce molto. È tutto un intricamento di fili, di capelli, di elettricità. È un casino. Aiuto. Ma non mi lasciamo. Non ci lasciamo scoraggiare, va. Da queste cose. Non ha ancora capito che siamo dei cacciatori noi. Tra cacciatore e preda non mettere la. Ma di già. Lo devo leggere, scusa, è lore, me la faccia leggere. Non l'ho mica vista quella lore. Scusate, sto giocando male, sto giocando male. Ok. Rituali da incubo bramano un neonato. Trovane uno e silenzia il suo pianto straziante. Wow. Dice tantissimo, questa cosa. Però, lore, e lore sì. Un sacco di lore era. Attira efficace. Scusatemi, ma veramente sto boss è terribile. Può interpretarla in tantissimi modi, sì, però ti parla già di un neonato collegato all'incubo. Io non riesco. Io evoco lui, uno, perché. Non sai quale, effettivamente. Effettivamente non sai quale. E io evoco lui, uno, perché credo che evocarlo mandi avanti una quest secondaria, la sua. E due, perché è incredibile questo boss. E mamma mia. Terribile. Guarda qui, che attacchi sono! Io. Veramente, non riesco. Ok, abbiamo visto l'area di effetto, tra l'altro. Vabbè, vabbè. Adesso devo sprecare tutto. Quello, il disertore Anan muore. No. L'ho schivata. Che non si capisce niente. Si capisce cosa vedo sullo schermo. Tra l'altro mi fa. Ah, vedi? O il corpo o la testa mi fa triggerare. Targettare, voglio dire. No, 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 no. Gli abiti di Enkir. È morto. È morto, tra l'altro. Ma perché salta? Guarda te, ma è veramente tosco. Ok, basta, mi concentro. Mi concentro un attimo. Ma sei bravissimo! Lanciafiamme! Sei un genio! E tra l'altro anche il parry, non è che quello il lanciafiamme, guarda. Ho sbagliato. No, sbaglio tasto, chiaramente. Questo è il lanciafiamme. Voglio vedere se si può pariare. Non credo, sai. Sono morto. Ok, si sente la musica adesso? Io la sento. Ditemi se devo abbassare qualche volume, perché io non capisco come lo sentite voi, perché non ho controllato bene. Sono stupido, sono stupido. È morto, È morto. Scusate se non sto leggendo, ma datemi un attimo tempo che metto a tacere questa belva e poi ci sono. Giusto, questione di un attimo, Guarda. No. Non ha più elettricità. Bellissima sta cosa, che quando sta morendo non ha più elettricità. Come Sif, che quando zoppica poi. Non scherzavo, non è come Sif. Chiaramente si ricarica. È una pila. Sì, è una build class ignorante forza sto usando al momento.
Stiamo da cacciatore con scintilla. Prima di tutto non so cosa sblocchi. Non ho idea. Comunque, questa boss fight. Non mi è piaciuta come l'ho giocata, per niente. Non mi è piaciuto assolutamente come l'ho giocata. Giocata malissimo, scusatemi. Proprio terribile. Ma almeno. Devi stargli addosso e pestarlo sulle gambe. Eh sì, Gibo. Il Tonitrus come? Ce l'ho già. Oh no, non mi dire. Allora, scusatemi, guarda. Chiedo scusa per questa performance. Perché è stata veramente brutta. Questo combattimento è veramente brutto. Quindi. Mi rifarò col prossimo boss, che tra l'altro non è molto distante, visto che ora l'unica strada che ci resta da fare è andare verso i boschi. Allora, Viscelar non fa danno, scala su destrezza. Abilità, immagino. Ah, è vero, qualcuno l'aveva detto l'ultima volta. Però comunque è già un buon danno, anche se non scala in destrezza. Welcome. What is it you? Anche solo il Very fatto di well. stannarlo per un attimo Let non è the male. echoes become your strength. Non posso Let me potenziare la stand spada, close. quindi direi di livellare. Vitalità. E poi cosa faccio? Ho solo un livello, quindi abilità. Mi aumenta un bel po' il danno. Devi loccarlo, sennò le schivate non schivano in base ai suoi attacchi. E che... Allora, era un insieme di cose. No, perché la zona era buia, lui era del colore del muro, poi tra i capelli e l'elettricità non si capiva niente. E quindi l'ho giocata un po' male, eh. Ma state tranquilli, mi rifaccio subito. Dà fastidio la visuale, lo so, ma ci fai l'abitudine. Sì, ma lo so, anche perché ho giocato, cioè, i Dark Souls li ho giocati tutti, quindi so quanto può dare fastidio la visuale, ma non era quello. Se io non locco è perché... È perché mi trovo, cioè, dopo aver passato tanti Dark Souls a loccare, mi rendo conto che non loccando tu esci un pochino dagli schemi del boss e del nemico. Perché il nemico ti tratta Farewell, come good hunter. uno qualunque che ti locca, che locchi, cioè, capito, no? Quindi se ti togli il target, esci un po' dagli schemi e lo mandi in confusione. E quindi, però, non sempre una tattica valida. Comunque, cosa ci resta da fare? Andare a Cathedral World. Alla tomba di Wedon. Lo spadone scala forza e un pochino abilità. Ah, lo spadone è quality. Ok. Interessante. Allora, immagino... È che vitalità è veramente importante in Bloodborne, perché contando che i nemici ti bisciottano sempre, avere un po' più di vita non è male. ABB e Ain Arcane. Ah, scusa, Ain Arcane? Tantissimo. No, la quality è forza ed destrezza. Ma io vorrei... Dite che mi conviene livellare Arcano? Ce l'ho a 8 al momento. Lei è sempre depressa? Ormai? Piange? Qui. Le cose... sono come sempre. Abbiamo 23 punti. Lui vuole tregua. Non ha tempo per le bugie e neanche per l'alito menzognero. Angustia. Lei non ha tempo per la fiala. Si era dimenticata di salutare. Tratta con cura, mi raccomando. Il mondo arcano necessita approfondimento. Guarda, Gibo, a me interessa tantissimo la lore, la trama e tutto, che come se tu la conosci, anche se io non la conosco bene, ma è complicatissima. Quindi, se voi ne parlate mi fa piacere, perché a me interessa saperlo. No, assolutamente, abbiamo l'altro nell'inventario, il sangue di Adella abbiamo, che usiamo? So che è inutile questa cosa perché... Ora lo voglio. Io comunque, a chi si è appena connesso, dico che questa è la mia seconda run. La prima l'ho fatta
Devi modellare le armi con gli elementi? Mi hanno detto che gli elementi fanno cacare. Sono pochissime le armi che scalano. Ah, per l'arcano dici gli elementi. È vero, è vero. Ho gli LC pad, sì. Ok, ho capito. Quindi l'arcano scala con gli elementi. Comunque, dicevo che questa è la mia seconda run. Dopo una prima run fatta anni fa, che più o meno mi sono un po' dimenticato, ma che comunque. Diciamo, non sono in blind completa, ecco, questo è il senso. Per un attimo ho temuto che non lo stannasse. Ok. 25 arcano? Dovrei sapere tutto, 6 personaggi più 100 con il build tipo. Allora, vediamo, giusto un sono a livello 42. Insomma, vitalità 20, un paio di cose. Credo che per questa run l'arma principale sarà questo spadone, perché di meglio. Sì, di meglio c'è la Chikage, che mi piace un sacco. O le lame del corvo. No, le lame della pietà, scusa. Le lame della pietà, scusatemi. Sono quelle che credo che potrei prendere. Non avevo stamina. Aia, chi mi spara qua? Vabbè, un po' di fiale ce le siamo fatte, eh. Comunque, quasi shottiamo questi, eh. Siamo veramente più forti ora. Ah, fammi liberare un po' tutti. Mi si è incastrata la telecamera. Alcune armi. Notte, Mirx. Sei venuto a salutare? Notte, notte, grazie. La falce di German, anche quella è forte, mi ricordo. Le Dual Blade di Aileen, sì, le lame della pietà, sono le Dual Blade. Io non mi ricordo come scalano le armi, chiaramente. Mi ricordo solo quali armi mi piacciono. Sinceramente. Che comunque sono armi forti, quelle che mi piacciono. Mi piacciono perché sono forti, appunto. Stamina. Mi serve anche un po' di stamina, effettivamente. Scusate se sono morto veramente da stupido più volte. Comunque. Questo con la falce fa danno, fa un bel po' di male. Potremmo anche correre. Ma chi ha le mie anime? Le mie due anime? Chi le ha? Le ha lui? No. Sì, le ha lui. Ok, ora leggo, il gigante, il tizio, classico. Potevo anche spawnare lì, sono un po' scemino. E dobbiamo andare di qua noi. Le Dual Blade di Aileen sono bellissime, concordo. Vai di Dex su quelle. Ok, chiaramente sono due lame, non è una build forza. È vero, devo calcolare anche questo. In ogni caso, A in arcano per la falce e B per le dual blade, non mi sembra poco. Allora. Questa dovrebbe essere l'unica strada che ci resta da fare. Cioè, per andare avanti, dico, abbiamo fatto tutto in questa zona. La parte arcano non va di usare le gemme elementali. Ok. Così non metti quelle per il fisico. Solo se hai una build arcano. Quindi, esatto. Al momento. No, questa zona la detesto. I boschi nei Souls sono veramente terribili. E poi non mi ricordo cosa sono questi. Oh no, le belve brutte. No, questi qua sono brutti, sono. Sono brutti questi. Ok. E tra l'altro respawnano? C'è qualcuno che li evoca? Era morto, era. Usate i giramenti di telecamera. Allora, prendiamo un po' tutto. Sangue freddo. E polvere midollo osseo. Questo posto, chiaramente, non ne so molto a riguardo.
riguardo questo bosco barra cimitero. Madò, che danno mi ha fatto? Risulta uno split di cacca. Ok. Allora, qua mi ricordavo che c'era tipo una stradina. No, niente, niente. Sappiate che mi ricordo. Ho una brutta memoria. E mi ricordo male e poco le cose. È che vorrei prendere un po' quello che c'è in giro. Ma devo rendermi conto anche che devo gestire la telecamera con più umanità. Nel senso, mi sto facendo soffrire, immagino. Ma bellissimi questi cani torio, toro. Ok. Meravigliosa caccia. Meraviglioso caccia. Che sarà il prossimo titolo della live. Meraviglioso caccia. Ok. Ma no, non ci credo. Ma non ci credo. Doppio fail, veramente proprio. Devo imparare a usare i parry. Sono morto, mi state dicendo. Vi è piaciuta questa? A me particolarmente. Particolarmente, mi è piaciuta. Danno incredibile! Non ci credo! Dai, mi ero salvato! Mi ero salvato, mi ero. Mamma mia, eh! È tosta. Ecco perché devo farlo di pomeriggio, Bloodborne. Perché la sera sono un po' più rilassato. Spadina per i nemici del genere. C'hai ragione, eh. Allora, quasi converrebbe spawnare da là, ma devo tornare indietro a fare tutto. Quindi, siccome non moriremo più, io vado da qua. Giusto così, per... Ok, il colpo pesante li sciotta. Mica male. Sono veloci, lo spadone si fa danno, ma è lento. Hai preso il vestito della tua? Ma sì, l'ho preso. E mi hanno consigliato di venderlo. Cosa dici? Ah, per venderlo. No, non lo faccio. Cioè, lo so che mi dà un sacco di anime, però ci tengo ad avere il vestiario. Cioè, sono un mini collezionista. Il cane dietro. Vabbè, magari lo venderò, ma non adesso. Cioè, quando avrò bisogno urgentemente di anime. Di Eki. No, peccato. Speravo contasse ancora. Senti, andiamo. Qua rischiamo solo di morire. Andiamo, andiamo. Conveniva spawnare nell'altro falò. Ma comunque, come detto, non ci passeremo più da qui. State tranquilli. Anzi, visto che è un po' buia la zona, ma così diamo un tocco a questa zona qui, eh. Guarda qui, che bellezza. Che belle quelle lanterne. Sì, veramente. Tra l'altro, allora, non so se è già successa la cosa, ma mi ricordo che da un certo punto del gioco in poi, quei nemici cambiano. Le lanterne mi sembra che diventano tutte tipo con ricoperte di incubo, una cosa del genere. Confermatemi. Se sbaglio. Solitamente le quest, le cose le prendi in NG più. Ah, sì, chiaramente, chiaramente. In NG più. Fai tutto. Ma siccome non farò l'NG più in live, immagino. Cerco di farle tutte ora. Premo la spadina. Ma attenzione! Scusa, mi conviene usarla veramente qui. Fa tanto danno. Wow, bel consiglio, bel consiglio.
Però contro di lui no. No, mi ha preso? Ah no. Sì che mi ha preso. Questi sono veramente brutti gli nemici. Cioè, proprio tosti in teoria. Nel senso che fanno tanti attacchi insieme e tutti. Ti sbatti a fare i labirinti, anch'io, anch'io. Infatti li faccio in live. Sono belli calici. Due no. Dai! Ok. Madonna, questi col fuoco incrociato shottano. Però io shotto loro. Mica male. Ok. Vabbè, qui ho fatto prima, ho ripulito prima qui. Quindi non mi sono perso nulla in teoria. Vero? E invece questo oggetto. Dei ciottoli. Mi manca il boss del labirinto, tutte le armi e gli attrezzi. Se mi sale la voglia lo faccio. È bello, è bello. Io ai tempi l'avevo battuto la regina Ptumeriana. Li avevo finiti tutti i calici, però chiaramente non mi ricordo nulla. Che fail! Non si stannano questi, scusami. Insomma, la tempistica c'era, eh. Un po' a muzzo, ma c'era. Qui ci sono solo donne, quindi ignora è efficace, capito? Se volete diventare dei Latin lover, ignora è efficace. Ti dico, l'ho platinato in NGP7 per dirti. Underlivellato a livelli stellari. Si stannano? Wow. Emwick. Emwick cha. Non è uno così alto su Blood, solo su DS3. Io non ho mai avuto personaggi oltre il livello 250, perché di solito ricomincio con un altro. Questa zona, me la ricordo. Non mi ricordo assolutamente come sia, ma mi ricordo che c'era, che esisteva, ecco. Ed era molto particolare, molto carina. Se non sbaglio, qui trovi la carrozza. Forse sto sbagliando. La carrozza che ti porta poi al castello. Se li sciotto con la spadina, direi che è meglio usare la spadina. No. Va bene, va bene. È molto bella questa spada. Occhio iniettato. E questi no, questi me li ricordo ancora. Cioè, impressa sulla pelle il loro ricordo. Chiaramente qui manca un qualcosa, manca un messaggio che dice strada segreta più avanti. Manca. Però, qui ci sono solo sentieri nascosti. C'è. E attenzione. Tutto bene, signora? Qua si maxano le armi? Chiaramente la signora non sta bene. Ora sì, sta meglio. Chi è? Cos'è? Ma cos'è sto suono incredibile? Ah, ma sono i messaggi. Che mi debba buttare? Oh, no, è una brutta idea. Credo sia una brutta idea. Ok. Facciamo del sangue. E qui non mi pare. Ah, bello. Ma signora, lei. Anche lei qui? Ma come mai questa statua? Non è un po' inquietante da avere fuori casa? Non crede? Vabbè, non è di tante parole. Arrivederci, eh.
Intanto in chat si stanno creando dei gruppi di gioco incredibili. Oh, ma anch'io sono su PS4, bastardi. Tutti insieme, io. Guarda te. Chiaramente sono su PS4, visto che Bloodborne su PC non c'è. Sangue freddo. Ok. Questa zona è molto di passaggio, mi viene da dire. Ecco, anche quello è molto di passaggio, eh. In testa ti passa. Signora, guardi, le cose se le tenga in tasca, per favore. E non è morta. Invece di lanciarle. Va bene, va bene. Tutti su play siamo. Andiamo a fare gli squadroni poi. Ah, questi sono ritornati. Sì, qui c'è la carrozza, mi ricordo. Dopo, dietro quella grata, tipo. Che però serve un oggetto per andarci. Si può aprire? No, chiaramente. È dall'altra parte. Morta? Non è morta. Ma peccato che non. Qui non ti puoi muovere in volo quando stai facendo l'attacco in salto, come in Dark Souls. Qui dove cadi, cadi. Che respiri. Ah. Frammenti. Che non mi servono solo i pezzi ora. Castello è la mia parte preferita. Io non me la ricordo. Zero mi ricordo del castello. Solo che c'era un corridoio terribile. E basta. Ma è possibile che devo fare questo rumore? Trappolone, io ci casco. Io ci casco come se fosse la mia prima run. Fila di sangue. Dove vado? Giustamente di qua è l'unica strada. Ma guarda te. Forse in NG più aggiungono nemici in giro, vero? In NG più aggiungono tipo dei nemici tipo Red Phantom? Mi pare. Tratta uccello con cura. Vabbè. Ho letto ora il doppio senso che c'era nella frase. Ho capito ora. Tra l'altro qui si dovrebbe incontrare l'uomo belva. L'uomo belva. E questo non è lo shortcut. Cosa? Gibo? Non mi dire queste cose. Cosa? Cosa ho fatto? Ho fatto qualcosa di male? Non me lo dire. No, il corvo amichevole. Ho ucciso. Ah, forse anche per questo, sai che la belva nera mi ha dato problemi, perché ho 23 punti. Forse per quello, Pat. Ah, ok, pensavo fosse. Non me lo ricordavo proprio, il corvo che non ti attacca. Era quello lì che ho ucciso per primo, immagino. Mi sono ricordato adesso che c'era un corvo che non ti picchiava, ma non mi ricordavo. Mi sono ricordato solo ora. Ma non era una quest, vero? Era solo un bug, tipo. Una curiosità, per dire. Niente quest, non mi sono perso nulla, spero. Allora, qui è molto intricata la situazione. Non è morto, ma perché li lascio tutti con un HP? Qui credo di essermi perso qualcosa. No. A meno che, magari. No, non credo. Ok. Ma poi, scusami, va giù. Io sono confuso. E che si fa i cazzi suoi beato e viene ammazzato. Ok, è solo una peculiarità, meno male. Anche, mi sono ricordato appena me l'avete detto che c'era questa cosa. Guarda, con un HP devo lasciarli. Che fastidio incredibile, eh.
Allora, a questo punto, che sono gli uomini contadino di Dark Souls 3, che si svegliano. Tra l'altro, cavallo! Che cos'è quest'essere? Ma che cos'è? Un mostro incredibile! Chi l'ha mai visto un cavallo? Oh mio Dio, ma che cosa sono questi esseri micidiali? Per fortuna che è morto un altro, ce n'è! Ah, questo è un cane mannaro, tranquillo. Ma questo? Un cavallo! Ora ho paura. Perché fa fumo il fieno? Stanno facendo cappa? Lo hanno mangiato il cavallo? Dovresti tirare prima di tutto forza e skill a 25. Skill sarebbe destrezza? Mamma mia, eh. Oh dai, il palo! Ok. Iniziamo a ragionare qua con i ferri. Oh. Sai che quasi quasi non ho più torce. Avrei messo la torcia, ma non ne ho più. Le ho vendute per denaro. E mi sono fatto del male. Ma non è la stessa zona questa, vero? No, è la stessa. Che è? Che è sto suono? Una sedia a rotelle, tipo, che sta venendo avvitata? Il soft cap è 25, quindi. Abilità. Quando sblocchi la shortcut ti consiglio di livellare sia te che l'arma. Ok, l'arma non posso, perché mi servono le pietre. Però io sì, mi livello. Io qua mi ricordo che c'era qualcosa di particolare. Invece no, forse era l'animaletto lì che ho ucciso. Tra l'altro, ma quello è il castello di Kenurst? È quello il castello? Mi sembra di sì, eh. Credo sia quello. E tra l'altro, questo è mare o è cielo? Siamo a un'altezza spropositata o siamo sul mare? Bellissimo, tra l'altro, eh. Bellissimo. Perché ci sono le nuvole, ma magari è nebbia. È lago, è lago. Quei nemici spawnano perché è 23, ok. Ah, ok, ok, chiaro. Bello. Anzi, a proposito, saliamo a 24. Tanto, voglio dire. Ok. Non c'è niente. Qui? Niente. Sento una respirare. Che è sopra di me, sicuro. Eccola qui. E sì. Sì. Non c'è nulla. Molto bella questa zona. Però non... non quanto Yharnam, chiaramente. Più ne hai, più diventa difficile. Sì, e l'ho presa come sfida, visto che ci ho giocato una volta. Diciamo che per questa run vediamo di rendere le cose un po' più frizzantine. Ecco, appunto. Ho calcolato male le tempistiche. Mi ha fregato, eh. Ok. Difficile il suo secondo nome. Addirittura. È vero, è vero. Siamo sopravvissuti, voglio dire, alla fame, alla sete to date. Due cagnolini qui, che vuoi che siano. Io qua mi ricordo che c'era un qualcosa di particolare. Ho questo ricordo, ma non so cosa. Tipo che riguardasse forse i punti. I punti intuizione, che più... se ne hai tanti qui succede qualcosa, mi ricordo. Il primo? Il primo cosa? Una trappola, ecco cosa? Il primo cosa? Gibo.
Una trappola, ecco cosa. Mi dicevi questa per caso? L'ho presa in pieno. Bella, mi è piaciuta. Attenta imboscata. Vedi cose che non dovresti vedere. Beh, è un po' vaga come affermazione. Cioè, nel senso che le vedrei se avessi più punti o le sto già vedendo cose che non dovrei vedere. E è tempo di coraggio, nessuna pietà per carnefici. Attento a nemico spaventoso. E qui? Qui niente, un riflesso brutto. Questi sono wow. Sono belli questi nemici. Sono anche tosti, mi ricordo. Quindi andiamo a aprire la shortcut, che so che è qui. Sono mica scemo. Nome? Mi stai confondendo, Gibo, non capisco. Vedi cose che non dovresti vedere, nome. Ma no, non sono tosti per niente. Ah, qui c'è la strega. È vero quel boss, non me lo ricordo come è fatto quel boss. Non mi ricordo le sembianze di quel boss né come funzioni, ma mi ricordo che c'è un boss che si chiama la strega di Emwick. Se è il boss che intendo, a livello di lore è bellissimo. Mi ricordo un boss che è quell'alieno, l'alieno piccolino che si teletrasporta. Quello lì, a livello di lore è bellissimo, scusami. Ok. Ah no, non sono finiti! Sono incastrato. Pensavo fossero finiti. Ah, bel nome. Ah, Sankro, si dice Sankro. Scusami, ero perso qualche messaggio allora, scusami, scusami. Il primo, quindi intendevi il primo nome? Allora, io sono Sankro, non di più nome. Il primo nome è Francesco, Francesco, se intendevi quello. Però Sankro si dice, si legge. Ma che fail! Niente, le... Sono convinto di averle uccise. Guarda con quanta vita deve rimanere in vita questa qui, eh? Guarda qui. Signora, ha fatto esplodere la centrale qui di fianco. C'è bisogno? Tutto per un cacciatore? Mi pare eccessivo. Qui c'è la strada che porta alla morte, chiaramente. Lago. Beh, se c'erano dubbi, se fosse il lago o il cielo, è il lago. Avevi ragione, Pat. Bravo. Più chiaro di così, non ho dubbi. Mi sembra strano che bisciotta gli stronzoni con la mannaia. Io per sta zona, secondo me sì, per sta zona sono un po' overlivellato, sai? Mi sembra un po' troppo facile. Secondo me sì. Però c'è da dire anche che ai nemici che compaiono da terra, grazie all'intuizione, non li faccio tanto male. Quindi non saprei. E t'ho visto, eh. Non credo di essere overlivellato, sai. Bisciotto tutti. T'ho visto, eh. Ah no, che fa quella? Guarda qui. Però anche loro mi fanno male. Devo ricordarmi L2. Lo provo. In faccia proprio lo provo. E vabbè. Guarda che mira c'ha l'aimbot. Bello. Bello L2. E tra l'altro forse non posso essere stannato con L2. Guarda te! Con quanta vita! Allora, se io sto facendo qualcosa che non devo fare, che magari mi rompe qualcosa, tipo una quest, ditemelo. Ma ce n'erano due qui dentro. Ditemelo nel caso. Fa male perché uso lo spadone a due mani che staggera. Sì, credo di sì, eh. Ho 46.000 anime. Cosa mi conviene fare? Vado qui dentro o vado a livellare? E comunque stavo pensando cosa? Non mi ricordo.
Questo io lo vorrei usare, questo qui. Stavo pensando una cosa, non mi ricordo. Livello? Vado a livellare? Ma c'è il boss qui? Io mi ricordo che... Temi intuizione. O intuizione. Tempo di nemici forti. Che cosa vuol dire questa cosa? No, t'ho visto. Che vuol dire questa cosa? Cos'è che cambia rispetto al normale? Potete spoilerarmelo, tanto... Cioè... Comunque, l'ho già giocato. Vai lì però aspetta. Cioè... La strega di Hemwick Chamberlain. Livello affidati. Allora, sto qui e aspetto o vado a livellare? Vabbè, vado a livellare. Prima, nel dubbio. Ma cosa cambia che ho tanti punti? Cos'è che c'è inoltre? Ah, forse la strega di Hemwick la vedi solo se hai tanti punti? Possibile? Non mi è chiara questa cosa. 46.000 Eiki, sono un bel po'. Ah, spawnano più tizi alti. No, no. Allora è il boss che io intendo e mi ricordo che... Ha fatto un dialogo lei. Piange. Welcome home, good Stava hunter. singhiozzando, avete visto? I must have drifted off. Ah, ok, la lucertola, What is it you ok. desire? Avete visto che stava Very well. piangendo? Let me stand. Allora, abilità. A 20 la porto. Siete ok? Siete d'accordo? O resistenza 20? Abilità 20? Si era solo addormentato? Vado abilità 20 allora. Chiaramente c'è il delay. Spero di non fare danni. L'ho fatto. Ho fatto, Farewell, good fatto. hunter. Perché mi sta bufferando la May you chat, find your scusatemi. worth in the wake. Sì. Scusa, scusami signora. Sì, l'automa mi piace troppo. Sì, è vero, Fenrir. Chissà perché c'hanno sempre la fissa di... In tutti i Souls, c'è sempre questa ragazza tutta elegante, ma molto silenziosa, timida. Molto riservata, strana quasi. Chiaramente non posso, ma forse posso le gemme. Le gemme sì. No, non c'è niente di meglio, però forse questa. No, no, niente, niente. No. Usa il sangue freddo, potenzia le armi. Non posso potenziarle, Pat, le armi. Resistenza sei a posto per un po'. Ok. Generalmente 30 resistenza è il cap che usa la gente. La gente. Ok. Non arrenderti, guarda. Ci passo la live lì. Abbiamo sbloccato la seconda. No, no. Non ho pietre, Pat. Non ho pietre. Mi serve per potenziare la spada. Mi servono i pezzi di pietra. I pezzi di pietra che non ho. Non ne ho proprio zero. Quindi niente. Mi serve qualcosa? No. Andiamo. È che mi servono i pezzi. Non ho ancora trovato uno. Tra l'altro è già passata un'ora. Ma quanto vola il tempo con Bloodborne? Veramente. Magari non vi dovete svegliare presto? Così. Sì, ce l'ho più 6, mi pare. Sì, ci sei. 2 di 3 non so cosa voglia dire. 2 di 3. Tutto a destra. Cioè, sulla la massacre di Ludwig. 204, 2 barra 3. Non so cosa voglia dire. 2 barra 3 gemme? Ah, giusto, giusto, ha senso. Allora, in teoria faccio molto più male comunque, anche senza aver potenziato la spada. Proviamo.
Dovrei fare leggermente più male. Perché abilità mi ha aumentato il danno. Madonna signorina. Non ho vista. Devo giocare un po' di R2. Stavo dicendo. Ma facciamo che faccio domani. Non è una buona idea al momento fare R2. E anche di Perry. Fai 310 di danno normale. Oddio, non respawnano questi, chiaramente. Ho sbagliato. Però li stanno. Anche con la spada. No, che combo incredibile. Ma questa fa malissimo comunque. Pieno. Anche voi avete notato che le luci nei Souls sono terribili? Cioè, ti bruciano gli occhi a volte, certe luci. Spero che sia così anche per voi. Dovresti spendere i punti intuizione, ti prendi anche qualche cosa figa di abito, puoi comprare anche pezzo di pietra. Ah, è vero, i pezzi di pietra forse li vendeli. È che vorrei arrivare a 60. Che fail. Niente, le distanze proprio non le capisco oggi. Bello, mi è piaciuto. Ha 20 punti intuizione. No, ha detto che servono 60. Infatti io ne ho 20 e non li vedo ancora gli amici da là. Ah, forse a 20 punti intuizione sblocchi nel negozio dei punti. Quello sblocchi, forse. Vi è piaciuta questa? Mamma mia, bellissima. Ho fatto in tempo anche a cambiare arma. Il costo dei pezzi. Ah, ma sei pazzo allora. Ho sbagliato. 20 punti intuizione è un pezzo? E allora no, me li trovo in giro. Questa non mi è piaciuta. E neanche questa. Neanche questa, che l'ho lasciato con uno di vita. E aiuto. Ho sbagliato. Sbaglio tasti, sono concentrato con altri tasti. Cioè, sono giocando non sempre allo stesso gioco. Gibo ha cambiato colore, tra l'altro. Io solitamente faccio la corsa del DLC. La pietra costa 60. Per prendere le cose delle pietre e altro. Ah, vai nel DLC per prendere gli oggetti. Ok. Però non lo farò. Voglio che sia comunque una run abbastanza normale, eh. Solo più completa possibile. Quindi intendo di queste secondarie e tutto. Cerco di completarle. Ora scrivo dal cell prima della play. Ok. Ecco perché ho cambiato colore. E adesso c'è veramente un boss fastidioso, eh. Allora, se poi con 24 punti. A parte che ne ho già 14.000 di echi, dovrei andare a livellare. Niente. Di nuovo il loop temporale, anche qui. Li sciotti pure la nonna. Non credo, non credo. Spero ci sia una cutscene. Cos'è? Ah, è la nonnina! Allora non è quello che intendevo. Credo di fargli molto male, sai? Ma credo ci sia il twist. Aiuto! No, credo di essere so overlivellato a bestia proprio, a belva proprio. Ma perché sbaglio così? Mi ricordo che la prima volta che l'ho fatto era terribile, questo boss. Ci ho messo ore.
Oh no! Oh no, no! Vabbè, doppio. La musica. Decisamente sono forte. Che si auto rievolvono. Aiuto, 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 mi segue. Ma non... No, sono veramente OP per questa zona. Non mi fanno nulla i nemici e io li distruggo. Ma veramente, eh? Che bella musica. Allora andiamo così. Livellata belva. No. Un attimo. Più uccidi più spawnano. Rendiamo difficile questa boss fight, per l'amor del cielo. Ecco, come non detto. Siamo dei cacciatori, no? Non siamo dei cacciatori di boss. Siamo dei cacciatori di belve. Sono tutte belve queste. Faceva molto diaconi delle profondità. Bello sto boss. Peccato che ero veramente OP per la zona. Ma come... Io mi ricordo la prima volta ci ho veramente smadonnato tanto. È bellissimo. Veramente un bel boss. Ora c'è una cosa molto bella. Sono intrigato. Perché non mi ricordo. Meraviglioso tutto. Lui è d'accordo con te, chiaramente. E anch'io sono d'accordo. Ok. 26.000 anime. Ok. Ok. Buono. Mikolash. Mikolash. Ma in verità è scriptato Mikolash, eh. A parte, no, lo scontro effettivamente con i tentacoli e tutto è tosto, un pochino. Che fa? Che fa quello? Che è sto suono poi? Ma quindi qui ho finito? Scusa, e ora dove vado? Ho finito tutto. Dove devo andare? Avete idea? Ma poi lui chi è? È un cacciatore legato. È un cacciatore legato. Dalla strega, immagino. Per... Sto improvvisando, Per... Magari... Perché la strega voleva il potere delle rune. Che...
apparteneva a quel cacciatore che non voleva dargliele. Finché non l'ha ucciso, però perché non l'ha presa dal cadavere poi? Andare ai boschi proibiti, accedere. Ah, abbiamo la parola chiave quindi ora. Call Beyond Shotta. Sì, è vero, c'è l'attacco lì che è shotta, quello dei tentacoli. Comunque, è vero, abbiamo la parola d'ordine quindi ora. Quindi sono questi i boschi. Io continuo un altro po', che non c'ho voglia di staccare adesso da Bloodborne. O volete, ditemi se preferite vedere un po' di calice o andare avanti. Io farei anche il calice, sai? E i boschi li iniziamo domani pomeriggio. Ditemi voi se preferite calice o boschi. Facciamo Welcome home, but what is tutto, it eh you no? desire? Chiaramente mando avanti un altro quarto d'ora, 20 minuti, eh? Che poi è Very tardi. well. Però ditemi, votazione, pool, come si dice? Pool, swimming pool. No, straw poll. Gibbo, grazie, grazie mille, Gibbo, per il follow. Grazie. Ditemi, calice o bosco? E tra l'altro qui io livellerei forza. Anzi, resistenza 25 la porto. Ormai facciamo una build quality. Io sono tentato di fare il calice. E domani facciamo il bosco. Ok, dai, facciamo il calice. Domani iniziamo il bosco. Poi così iniziamo un capitolo nuovo. E dobbiamo fare livello 3. Prima vediamo però se ha qualcosa da offrire il nostro venditore di fiducia. Facciamo un quarto d'ora di calice, dai. E poi continuiamo domani pomeriggio. Gibbo, se vuoi seguire, domani pomeriggio alle 6. Io sono in live con Bloodborne. No, non c'è il gigante, Gibbo, ora. Purtroppo c'è di peggio. C'è il cane di fuoco lì, il custode degli antichi signori. Guarda, so anche come si chiama, talmente l'ho letto quel nome, perché ci muoio sempre. Però in teoria ora sono più forte. Sono più forte. Tra l'altro questo piano l'ho già fatto ieri. Il problema è passare. Quello è il problema. Passare di là è un problema. Ecco, mi ha shottato con la bomba. Vedete voi. Mi ha shottato. Non sale sulla scala, non sale. Questo qua con le bombe. No, 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 qui c'è il cane. Gibo. Ok, parte, tranquillo, tranquillo. Qui ci siamo stati, al lato. Sì, e qui c'è il cane, Gibo. Già, c'è il cane. Io mi fullo. Vediamo. Tra l'altro con 27 punti cambia anche il pattern, eh? E andiamo. Ho sbagliato la tempistica. Sbagliato, sbagliato tutto. Però che danno. Devo starci sempre full con questo. No, 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 no. Vabbè, questo attacco qui è incredibile. No. Mamma mia. Terribile, terribile. Non si alza. Non vedo, non vedo. Yes. Dai.
Per un attimo ho pensato non fosse morto, che mi ero distratto a leggere la chat. Ok. Dai, non è il primo try. È il primo try di oggi. Ma sarebbe il terzo try, tipo, in tutto. Ma mi ha dato un calice per caso, non ho visto. Però ne ho un altro di calice. Easy. Perché facciamo un bel po' di danno, eh. Ieri non facevo così tanto danno. Ah, gemme del fuoco. Però in teoria l'altro calice ce l'ho. Quindi abbiamo. Siamo al terzo calice. Che sarebbe questo. Livello 2. Cioè, profondità 2. 29 punti. E vediamo. Ora farlo a difficoltà 5 nel calice maledetto. Io li avevo fatti ai tempi, Givo. Tutti li avevo fatti i calici. Però mi ricordo che ci ho pianto sui calici. Sono riempiti di lacrime. Altro che. Iniziano a cambiare anche i nomi. Come? In che senso, Pat? Accendi. Non è pronto psicologicamente, intendo. Aiuto. Tra l'altro, questi cosi sono lore. Gli ptumeriani. Mi piacerebbe saperne di più, ma purtroppo non lo so. Ah, oddio, sì. Vai, i nomi dei calici, mamma mia. Pensavo ai nomi dei nemici. Che mi sembra che succede veramente quella cosa. Però i nomi dei calci. Un attimo, un attimo. Gibo, tu sai il. Sai per caso scrivere l'ordine giusto dei calici? Tipo inferiore, centrale, superiore? Così, giusto per togliermi il dubbio. Ptumeriani erano gli antichi signori di Yharnam. Che ne so quanto prima, purtroppo. È talmente complicata la trama. Ah, quindi aspetta, Yharnam quindi non è una città creata dagli umani. È una città ptumeriana, come abbiamo visto le statue dell'amigdala nel santuario di Amelia, dove abbiamo battuto il boss. Effettivamente non erano statue di natura umana. Quindi Yharnam. Dovrei scrivere 2 ore, lo so, tranquillo. No, piuttosto se sai dirmi l'ordine dei calici. So che la lore qua ci sarebbe da parlare per giorni. Però in teoria Yharnam quindi è una città ptumeriana. Quindi strettamente legata ai grandi esseri. Aia, queste bombe sono incredibili, eh. Incredibile comunque che a quest'ora siate comunque. Beh, non pochi, eh. Mi piace. A me le live notturne mi piacciono un sacco, comunque. La notte è bella. Faccio io. Ok, pat. Tipo Tumeru. Mi sta bufferando. Calice di Ptumeru, poi calice di Ptumeru centrale. Allora, Ptumeru centrale, origini inferiore e origini inferiore. Non me lo ricorderò mai, però. Ok, è già qualcosa. Posso avere la possibilità di ricordarmelo. Grazie per questa possibilità. Comunque potrebbe andare sprecata perché è cioè, difficilissimo. Quello della regina. Boh, non lo so. Madonna mia. No, no, no. Come ne sono uscito illeso da questa situazione? Sono veramente contento. Però questo è veramente un labirinto ptumeriano, Cioè, qui. Grasso spregevole ci sarà la leva. C'è sempre il grasso spregevole sulla leva. Chissà perché. Mamma mia.
Perché forse è l'unico abbastanza forte da tirarla, a parte noi, che noi siamo vivi però. Invece gli ptumeriani sono tutti magri e morti. Wow, mi sa che dovrebbero farci un libro di Bloodborne, se già non c'è. Veramente, un film no, che lo rovinerebbero. Ma un libro, sai quanto ci servirebbe? 800 pagine, verrebbe il Signore degli Anelli. Poi ci sono quelli maledetti, le catacombe, quello delle bestie e quello degli alieni di dungeon. Ah, sì, ci sono tre tipi di dungeon, quello delle catacombe, quello delle bestie e quello degli alieni. Che gli alieni... Chi sono gli alieni? Sono i grandi esseri gli alieni? Sono i figli dei grandi... Sono i neonati dei grandi esseri gli alieni, forse? Sto ipotizzando, eh. Quegli alieni lì sono veramente i nemici più interessanti di Bloodborne. Perché sono proprio alieni. Ops. Guarda te la doppia qua, la bomba Kimbo fa. Ah, Eptumeru. Ah, sono tipo... Mi piace viaggiare, mi sto facendo dei viaggi al momento. Mi sto immaginando che quegli alieni lì sono quello che sono le belve per noi, cioè quegli alieni piccolini sono... Il risultato del mescolamento tra grandi esseri e ptumeriani. Giusto? Potrebbe essere giusto quello che ho detto. Mentre le belve sono il risultato di umani e grandi esseri. Scusate, devo spostare il telefono, chiaramente. Quello della regina si chiama Ptumeru Hill. Ok, che è l'ultimo proprio, il finale, il calice finale. Quindi ho tirato la leva. Ok, ci sono. Quindi qua è finito. Andiamo. Non l'ho vista però la leva. I grandi esseri sono esseri superiori venuti dallo spazio. Ah, ok. Eh sì, ci sono i grandi esseri, gli ptumeriani e gli umani. Sono tre razze, diciamo. Mi sono perso, è chiaramente un labirinto. Più che mai. Ah, il calice di Loran il Cadente e il calice di Yitz, che sono due calici a parte, tipo. Mi sono perso veramente. Da dove sono venuto? Non da qui, da dietro. Loran ha fatto partire la maledizione delle bestie. Loran. Non mi dice nulla. Ah, ok, qua ci si ricollega. Ok, meno caotico del previsto. Due Molotov. Non sa so che faccio in tempo a fare questo e magari il prossimo boss, ma poi devo chiudere. Immagino che anche voi dovrete andare. Yitz è colui che ha stretto contatto con i grandi esseri. Ma è un umano? O è un ptumeriano? Comunque, andiamo a vedere il primo boss che secondo me sono i ciccioni. I tre ciccioni, guarda, eh. Guarda, guarda. Anima posseduta? Oddio no. Questo qua, no, non è tanto tosto. Guarda, guarda. Non è tosto. Fa il piromane, però. Lo stanno pure. Che danno, però, che danno. E che moveset. No, no, fa un danno incredibile, però. Ah ah! Lo butto pure a terra, così. Che fa? Wow. No, non si stanno lui. E invece. Wow. Che musica però, eh.
No, mi uccide. No, neanche così tanto. Si è pompato, si è. Oh no, si è pompato. Ok. Ho rischiato molto. Carino questo boss. Che però era un normale nemico un po' particolare. Guarda quanto siamo pieni di sangue. Non si sa se sia umano o ptumeriano, Itz. Ti consiglio i video sulla lore di YouTube, sono molto interessanti. Sì, di Red Walker, sono spiegati benissimo. Ok, almeno li guardo poi. Perché veramente mi intriga. Ma ad esempio, Sabaku non l'ha fatto Bloodborne? Come lo fa lui? Intendo. Non ho visto. Proprio spiegato bene come fa lui. Te lo linko su Instagram dopo. Ha fatto tutto Bloodborne. Ah, ok. È solo che Sabaku si... oddio, degli scorpioni. Cioè, no, forse è meglio Red Walker se lui fa dei video dedicati alla lore. Perché ovviamente Sabaku devi guardarti tutto il gameplay. Perché lui si fa i suoi pensieri durante il gameplay, giustamente. Che sono molto belli. Cioè, mi piace come lo spiega lui. Anche perché lui ha la voglia di andarsi a leggere tutto. Ma tutto, tutto. Io non proprio. Però qualcosa leggo. Ma questi nemici qua non si sono mai visti in Bloodborne, comunque. Solo qua nei calici si vedono, eh. Ha messo mezz'ora solo per vedere il riflesso sulle... Sì, sì, esatto, è così, è così. Quindi se non hai mai visto Bloodborne e vuoi dirti una run, spiegata bene, chiaramente Sabaku lo fa bene. Però se magari vuoi solo la lore, magari è meglio uno che lo fa... Delicato proprio. Sono deboli all'affondo, immagino, questi nemici. Ma cos'è? Veleno quello? Veleno? Guarda che ci muoio, eh. Una bomba di troppo e ci muoio. Non vedo. Eppure io la voglia, ma il riflesso lo apprezzo per 2 minuti, poi vado avanti. Sabaku tutta la vita, Red Walker ha fatto 2 video di circa 45 minuti. Tutto è debole all'affondo. Allora mi guarderò Red Walker. Se lui ha fatto dei video solo di trama. Perché è quello che mi interessa, ovviamente. Non mi riguarderei tutto il gameplay. Voglio proprio saperne di più. L'ho detto, sono morto tra l'altro. Ma fa un danno incredibile, scusami. Mi sa che sono sottolivellato per questo dungeon. Guardati Vativedia, ma... È in inglese, infatti, stavo dicendo in inglese Vativedia. Ok. Faccio questo piano. Ah, tra l'altro questa è la deviazione, mi sa. No, è giusto. Aspetta, è la deviazione o è il piano? Perché già iniziano a cambiare, i calici. Non è più un labirinto di catacombe. Questo è già più aperto. Ah, Vativedia. Massima autorità di lore. Ok, è che vorrei in italiano. Non perché... Sì, vedi che era la strada laterale, mi sembrava strano. Non tanto perché in inglese non riesco a seguirlo, ma proprio... non lo so, già è complicato. Se poi devo seguirlo in inglese è ancora più complicato. Almeno in italiano sono sicuro di quello che sto ascoltando. Ok. Red. Ok. Ho visto come l'hai linkato, Pat.
Ok. Quindi questa è una strada laterale, chiaramente. E allora direi di andarcene proprio correndo. Qua c'è un nemico dentro. Mi ricordo che ci sono i nemici nelle bare a volte. Ma le mie anime! T'ho visto, eh! E dai! Ok. Bello. Parte 1 e 2, ok, grazie. Uno è il veleno lento, viola, e l'altro è quello veloce. Immagino che ti toglie la vita in maniera incredibile. Ok, quindi quegli scorpioni lì sono pericolosi. Se ti becchi quel veleno lì non fai in tempo a curarti. Che succede? Dove devo andare? Di qua. Chi è che bussa? Tossina, ok, sì, sarebbe la tossina e il veleno, ok. Qualcuno bussava, eh? Incredibile che siete così tanti a quest'ora. Grazie, mi fa piacere. Che ha la Chikage come effetto bonus di trasformazione L1? La tossina, ma... Allora, per il PvP credo sia terribile. Cioè, forte intendo. E anche come... mica male la Chikage. Secondo voi è meglio la Chikage o le lame della pietà? Straw Poll, Chikage o lame della pietà? Ma chi è che fa sto casino? Nelle mie orecchie, ma c'è una parete segreta per caso? Se ne ha build quality nessuna delle due, effettivamente. Ma sento del bordello incredibile. Sono sopra di me. Che scala! Ah no, non è una scala, è un ponte. Sarebbe stato bello se fosse stata una scala così ripida e alta. Avrebbe dato un bell'effetto, sai. Ma c'è di tutto sopra di me. Chikage strettamente build tinta del sangue. Tra l'altro abbiamo 31 punti. Stiamo veramente diventando vedenti. Ora siamo ipo. Sono morto. Sono morto, sono morto. Chiaro, chiaro, chiaro. Guarda quanta vita! No! Mi ero salvato. Chikage è quella che scala abilità e tinta del sangue. Per un attimo ho sperato di potermi curare in volo, ma... più live notturne, addirittura. A me piacerebbe, eh. È che la gente mica c'è di notte. Però voi ci siete, quindi le faccio. Usa l'arco del DLC con tinta. È vero che c'è l'arco? Spoiler. Ah, no, tranquillo, G che... Eh sì, G che cosa... Inizio a mischiare Chikage e Jibe. Eh sì, è di nuovo. Gibo, Gibo volevo dire, Gibo. Tranquillo, Gibo comunque. Non è uno spoiler. Ma questi li lasciamo stare. La build con tinta usa Chikage e arco. Ah, l'arco non pensavo ci fosse su Bloodborne. Cioè su Dark Souls è ok. Ci sta. Ma su Bloodborne? Sono terribili questi nemici. Questi scorpioni. Che bordello nelle mie orecchie. Sono in mezzo al petrolio, credo. Mamma mia, le mie orecchie. È la spada di Simon che si... No, vabbè, bellissima. Una spada che si trasforma in arco. E sempre ci casco in questo. No, vabbè, dai. Ci casco sempre in questo. Sono vivo? Sono vivo? Sono vivo? Ma che culo però, eh. Sto avendo veramente tanto culo. Veramente.
No. Ok, che bello il lanciafiamme. Mi piace proprio come concetto. Nel gioco, dico, non nella verità. Mi piace, ho una passione per il lanciafiamme, no. Nel gioco, dico. Una spada arco mamma. Bellissima come arma. Ho fatto bene a comprare il DLC. Spada arco. Wow. Chiaramente sarà una spada mediocre, immagino. Ma almeno l'arco. Quando ci mettono le cose doppie, tipo il fucile lancia, sono armi un po' mediocri, ma molto intriganti. Se vai a dormire non connetti più, inizio a perdere colpi. Dovete scusarmi, ma voglio battere questo boss prima. Perché a livello di gameplay non è che... Appunto, dicevo. Ecco. È a livello mentale e di parola che sto perdendo un po'. Ah, fa male, ok. Se stessi zitto, sembrerebbe che io stia giocando bene. Guarda, ho pure coniugato bene i verbi, eh. Non credo, però. Forse qualcosa l'ho sbagliato. Non ci pensate. Ecco a voi il ponte. Ma perché sono stupido? Vediamo se riesco ad uscire da questa situazione. Challenge. Riuscirò ad uscire vivo da questa stanza? Secondo me sì. Un attimo di calma, ragazzi. Chi è che non connette più qui, eh? Chi è che non connette più? È stata bella? Vi è piaciuta? Vi è piaciuta questa mossa? Ma è vivo! Con uno di vita è vivo! Lancia fiamme? È vero! No, li faccio pochissimo danno ormai. Ma li sciotto con la spada. Dai, sono uscito vivo, da questa situazione. Sono fiero dei miei neuroni alle 2 del mattino. No, l'una è passata. Ok. Parassita di Kos e schivi? Parassita di Kos. Mi dice qualcosa, ma non mi ricordo. Calice delle catacombe? Ma non sono queste le catacombe? Allora, se queste non sono le catacombe, che cos'è? Calice delle catacombe. Dove sono caduto? Ah, ok. Parassita di Kos. Ah, l'ho già sentito parassita di Kos, eh. Mi sa che non è del DLC. Chiaramente non spoileratemi cose di trama. No, non di trama, di tipo boss del DLC, queste cose. Se finché è un'arma, tipo, va bene. Però, qui ci sono solo segreti. Non è vero, bugiardo. E tra l'altro qui ho finito, in teoria. Quindi devo andarmene indietro. No! Arrivederci, eh. A presto. No, non ho mai fatto il DLC ancora. Lo farò in questa run in blind. Allora non so nulla. mi piace questo cambio di... Guarda, non so nulla. Hai visto cosa è successo, signore? Guarda, la polizia che parla. No, no, guardi. Non ho visto nulla. Sì, lo faccio in blind il DLC. Quindi questo non era neanche... Questa era la diramazione laterale del primo livello. Devo ancora fare tutto il secondo, quindi, madonna. No, il veleno te lo tieni tu, per favore. Ma lo facciamo in speedrun, eh? Guarda qui. La velocità di mani, qui. Che ci...
come si dice, ci concede, no, ci assicura la vittoria. Guarda qui, guarda. Guarda che velocità di scaleggiate. La strega di Izalith, no. Cos'era? Cos'era Izalith poi? Con cosa mi sono confuso? Izalith. La strega di Emwick. Guarda quanto mi ha tolto. E seppure dopato si è. Dai, mamma mia, quanto mi toglie. Ho 8 fiasche, eh. Sangue rituale 3. Occhio che dopo anni di Souls, velocità è male. Ah. È vero, in Bloodborne non è. Bloodborne è stato studiato apposta per non farti fare le cose che facevi in Dark Souls. Ah, Izalith è Dark Souls 1, ecco con cosa l'ho confuso. Beh, dai, siamo lì, siamo. Questi col sacco, però. Terribili, terribili. Eh no. Sbrigati, sbrigati! Ok. Carta infuocata. Frammento. Tra l'altro nessuna pietra, ancora, nei calici, neanche. Sì, perché prendi sberla a caso perché rushi se non sei ben la strada. Esatto. Bloodborne l'hanno fatto apposta per rimediare a Dark Souls. Perché in Dark Souls rushavi, mentre qui no, qui non puoi. È bello, eh. Cioè, ha senso come cosa. L'ho preso! Sono contento. E quindi dov'è sta leva? Questa leva maledetta. Sarà qui. Ah ah. Ah ah. Ma tu non sei un problema. Proiettili e la leva. La pietra la trovo in difficoltà 4 e superiore, tipo. La roccia del boss. Ah, la roccia, che sarebbe il massimo. La lastra sarebbe. Dai 5. Ok. Buono a sapersi. Effettivamente se già siamo P adesso, nella trama, nella storia, cioè sarà un motivo se non ti fanno trovare le pietre. I pezzi di pietra. Siamo già OP così. Questa spada qui. Ok, ventottomila cose, tre fiale e andiamo a fare il boss, che sicuro sono i tre ciccioni. Almeno una volta calice ci sono quei tre ciccioni lì. Senza, chiaramente non è un'offesa, è proprio, cioè, lo sono, nel senso non è che vabbè. Allora, questa porta qui di solito sono i. Sì, sono loro. Guarda, 10 euro che sono loro. No. Madonna, si chiama uguale al cane. Ma questo no, questo qua è bellissimo. Ma è difficilissimo, mi ricordo. Questo è bellissimo, ragazzi, questo boss. Ciccione, un complimento per quelli. Questo boss è bellissimo. Chi è? E sembra un precursore dei cacciatori. Sembra. È una strega? Ma credo sia un uomo. È un cacciatore strega. Non si sa. Però ci ho messo una vita a batterlo. Mi ricordo. Devi fargli parry. Ho lanciafiamme, ho. Sbagliato. No, questo c'era. Che male. Dove sono i miei 10 euro? Aia. Cancelliamo. Dopo taglio quella parte, chiaramente. No. Madonna, che danno che fa. La lore è bella di questo. Mi piacerebbe saperla.
Ma non saprei come. Ma chiaramente dovresti vederti un video. Perché non, il gioco non te lo spiega mica. È bello sto boss. Il vestito che ha addosso ti dice tante cose. A me ricorda la strega di Dark Souls 1. Il cappello e il vestito. Quella. La strega di Izalith si chiama. Sì, lei. Fondamentalmente è un guardiano del labirinto messo lì da Ptumeriani come guardia. Gli hanno fatto un rito con la cenere. Wow, e li ha resi immortali. E quindi stanno per sempre a guardia. Interessantissimo, la cenere poi. Ricorda un po' un personaggio di Dark Souls. Stavolta te lo sei preso. È un piromante proprio. Però gli faccio tanto male. No, vabbè. Scontro alla pari? Madò, che danno mi ha fatto, però. No, vabbè. Mi ha sciottato, quasi. Guarda come cammina fiero. E poi, no, bellissimo. Quando attacca, con la spada tira le fiammate. Perché c'ha la spada di fuoco ora. No, no, meno aggressivo devo andarci. Corre, corre. Non cammina più. Una delle tue note, grazie mille. Grazie mille, eh. Alla prossima. Già che male. Scusate, scusate. Yes. Yes. Vi è piaciuto questo Perry? Ah, quella build arcana è più facile questo. Quante calici delle origini di Ptumero centrale. Gemma del sangue umida affilata che sarà forte, immagino. A 4. Frammenti di pietra. Dai, non è andata così male, credevo di starci qui ore. Allora a questo punto, dai. Ultima rushata fino alla fine. Questa live diventerà una maratona di 24 ore. Che devi fare? Abbiamo 34 punti. L'ultimo, dai. No, c'è anche la strada laterale. No, no. Dai, la faccio domani. È che non posso assaltare le strade laterali. Potresti farla alla 24 ore, sì. Ti pare che so parlare per 24 ore? E niente, non riesco. Niente, sono ormai prigioniero di questo calice. Non riesco a staccare. Voglio continuare, voglio. Non posso farci nulla. Voi andate a dormire. Mi trovate qui domani mattina, tranquilli. Sarò al sesto calice, probabilmente. O al boss di questo livello. Ma ancora, tutta la notte. È che da solo non lo gioco, io lo gioco in live Bloodborne, quindi cerco di sfruttare il più possibile. Guarda, che secondo me c'è qualcuno lì dietro. Quanta gente! Che c'è? Siamo noi che. Assumi noi che riempiamo i tempi morti con la lore. Mi va benissimo, eh. Va benissimo. Vai, vi pago. Facciamo. Una foto del mio gatto allora. Vi va bene? Come pagamento? Se vi va bene, affare fatto. Chi è? Chi è? Sangue rituale. Quindi è finito, no? Oppure non era questo il vero tesoro? Oh no, è quello della palla questo. Questo me lo ricordo ancora. Questo me lo ricordo. Quello della palla. Pensavo di doverti pagare io. Va bene. Va bene, va bene. Perché no, se vi assumo io, vi devo pagare io. Perché vuol dire? Però facciamo così, affare fatto, vi pagate voi. Queste non le ho capite. Le attacco? Sì, queste mi attaccano, è l'altra che non mi attacca. Ce n'è una che non attacca. Che è come queste. Rushiamo, rushiamo! Ecco perché non devi rushare. Wow.
Perché questo cambio di potenza improvviso? Ora sciotto questi, prima no. Carta infuocata, conoscenza del folle. E qui niente parete segreta? Hanno l'attacco del coltello della regina di Yharnam. Ma sì? È che la regina di Yharnam la vedi solo se fai tutti i calici e se arrivi alla fine vivo. Quindi chiaramente io non ho nessun ricordo della regina, mi ricordo solo questa cosa, che ha un vestito macchiato di sangue in grembo. Che effettivamente è lore quella. Ha un vestito bianco, mi ricordo, e basta, macchiato di sangue. Fiale. Ok, quindi è finita questa. No, non è vero, c'è ancora tutta la palla lì. È qui. In teoria è l'ultimo piano questo, a meno che siano quattro. Senti, io mi sa che finisco il calice prima di staccare. Mi sa che fa finire così. Tanto vedo che a voi fa piacere, quindi. Vedi che era questo il vero tesoro? La tomba dorata. Con la muffa. Un po' di muffa comunque. È sempre un gran tesoro, eh. La muffa tombale. Chi non la vorrebbe? Beh, interessante. Quindi andiamo via, andiamo. Ah no, la palla c'è prima. Sei nel posto giusto. Qui ci sono solo materiali da rituale. Sei nel posto giusto, quindi parla con. Non l'ho letto. Guardate, le imboscate. Però sta lì fermo. Mi fa piacere. Wow, guarda qui, abbiamo trovato Indiana Jones, eh. Wow. Si prende così l'oro, vero? Si razziano così i tesori? Bisogna distruggerli con la spada, vero? Non sto sbagliando. Sangue rituale. Ah, c'è il sacco lì. Questo attacco qui non lo capisco, è proprio insensato, sai? Quel calcio, che paura però. Ecco appunto. Studio lavori? Al momento no. Lavoro ogni tanto su chiamata, però al momento no. Non la mattina comunque. Polso del saggio. Muffa tombale, un sacco di materiali. Qui l'ho fatto. Vabbè, ho fatto bene a venire qui, dai. A parte l'oro che c'è, che tra l'altro questa stanza deve aver certamente un significato. Tutto l'oro qui. Che vorrà mai dire? Nei calici puoi anche trovare delle armi smarrite? What? Interessante come cosa, ma. Sono dei calici in particolare? Me le vorrei trovare queste armi smarrite. Dov'è? Dove si va? Di qua, di qua. Mamma mia, l'avete vista nella telecamera questa freccia? Mamma mia. Ok. Ma quindi è il boss? È il boss questo, no? Mi sto confondendo. No, no, è inizio livello. Abbiamo 41.000 anime e stiamo andando spediti senza guardare in faccia nessuno. Temi trappola. Quindi tratta appoggio con cura. Chiaro. La differenza o l'altro tipo? Hanno slot gemme differenti. La differenza sta nelle gemme. Le normali hanno di solito le gemme, la gemma lunare. Interessante questa cosa delle armi smarrite. Ok.
Come vedete, le ambientazioni dei primi calici sono queste, che si ripetono volutamente. Io potenzierei prima del boss. Facciamo il piano e prima di fare il boss andiamo. Sperando sia l'ultimo, l'ultimo del piano, l'ultimo del calice. Non so. Qua stiamo sforando di un'ora. Neanche tanto. Perché in Bloodborne in un'ora che ci vai? Queste smarrite o abbandonate hanno le gemme triangolari di solito che ti danno più attacco fisico. Ok, ma sono armi come tipo trovi la spada di Ludwig con le gemme diverse o sono armi a parte uniche? Tipo la spada della luna, per dire. Se è così le voglio. Sui Souls non sforzi, sopravvivi. Eh sì, hanno sfori, sopravvivi, ok. Effettivamente. Signore, ma mi sono sbagliato, sono tornato indietro, veramente, sono così stupido. Sono tornato indietro per caso? Spada della luna, proprio una a caso. No, allora, mi è strana questa cosa. Sono tornato indietro. What? Grazie mille. Niente. Sono. Ah, quindi questo livello qui. Questo livello qui si collega con la cosa. Mi sembrava un braccio quello. Invece no. Ok, questo livello qui si collega con la deviazione particolare. Ti confondi effettivamente. È un labirinto d'altronde. Le offerte che puoi fare nel dungeon ti penalizzano di vita e potenza massima dei nemici e boss, ma le ricompense ti fanno venire il durello. E certo che so. Pazza! Spada della luna, quella di Dark Souls, eh? E sì, ho detto spada della luna per dire un'arma a caso. Mi è venuta spada della luna. Qui ci sono solo belve. Che. Bello. Ce l'ho dietro, eh. Ho sentito. Ma quello. Oddio, chi è quello che spara? Ah, è la strega. Bello, entrambi dei geni. Ok, sarà di qua. Ok, ci siamo, eh? Siamo alla leva. Le offerte sono tre, fetido maledetto. Non so cosa siano le cose delle offerte, mi sono completamente dimenticato la cosa delle offerte. Cos'è? Quando crei il calice, dici? Ma io lo creo con quello che mi chiede di creare. Non faccio offerte. Non ho presente questa cosa delle offerte. Cioè, so che c'era, ma non mi ricordo in cosa consiste. Dato che non vuoi spoiler del DLC sulla lore, ma sulle armi. No! Bellissimo! Bellissimo, ma forse non sapevo, no, non lo so. È bello che puoi trovare la spada della luna. Ok, nei calici più alti di livello, maledicono il calice per trovare le gemme elevate maledette. Ah, ok. Allora, ci siamo. Vado di qua. Ah! Ricorda contatto e attento a signore piccolo. Chi è questo signore? E tra l'altro, bel vestito. Esploratore Olek. Già incontrato. No, nessun boss. Nessun. Se ti mettono l'evocazione vuol dire che è tosto il boss. Di solito. Miscela di sangue acre. Non male.
che hanno bonus più alti, ma anche dei malus per compensare. Sì, mi ricordo. Io ne avevo una. Però non avevo fatto offerte. L'avevo trovata nel lungo i calici. Verso gli ultimi. Comunque. Ok. Che paura terribile. Mamma mia. Non me l'aspettavo. Andiamo a livellare prima di fare il boss. Aia, Pat ha capito chi è il boss. Non ditemelo, eh. Sono i nemici che fanno più male. Ci sono più nemici e hai la vita dimezzata. Ah. Allora, vediamo innanzitutto. Non credo. Ah, forse anche le gemme, anzi. Vedi, vedi. Una già più forte. Che mettiamo qui alla seconda. Guarda qui. Siamo veramente forti, eh. Al momento. E qui? Wow! Posso aggiungergli una terza gemma. Siamo fortissimi. Non dite, eh? Non dite. Però mi state mettendo l'ansia. Recupero PV, me lo tengo. Ripara armi. Non è che devo ripararla la spada? Io riparo. Giocando a... Qual era? No, non mi ricordo qual era il Souls in cui le armi si rompevano. Il 2, mi sa. Il 2, il 2. Non c'è German? No, non c'è più. Ovviamente non siamo avanzati nella storia, quindi. E qui invece? Ottimi oggetti. Occhio nitato di sangue. Calice delle origini. Credo sia un oggetto. Metti le rune, è vero, abbiamo le rune. È vero, grazie Pat. Abbiamo le rune. Memorizza una runa di Karil. Effetto aumento fiale max. Prio mercurio. Più echi del sangue d'attacco critico. Riduzione danno fisico. Più echi da nemici caduti. Aumento tempo trasformazione, immagino. Io metterei danno fisico oppure più echi da nemici caduti. Lago? Lago. O echi per livellare. Lago Luna. L'hai scritto entrambi, Pat. Lago Luna. Io metterei Luna, sai? Luna. Ah, puoi metterne tre? Ah, è vero! Ma grande! E allora metterei la fiala. E questa la runa. Ah, il giuramento sarà il patto. Sarà la Covenant. Ok, andiamo. No, non ho livellato, stavo andando. Livelliamo, livelliamo. Welcome. What? Very well, Canale let Echi. me. Mettiamo abilità. A 25. E basta. Ah, siamo veramente quality ora. Farewell, Sì, good sono i giuramenti, hunter. saranno i patti. Ok, che tra l'altro non sono veramente nascosti i patti in Bloodborne, eh. Non li trovi fino alla fine del gioco. Io ho il presentimento che siano 4 i livelli, ma mi fermerò al terzo, dopo questo boss chiudo. Poi c'è domani. Non lo so, non lo so, sono tentato di andare avanti. Vediamo, vediamo. Se finisce qui nessun problema. Se c'è un altro piano, sarà l'ultimo, quindi tiro avanti. No, sopravvivo senza sforare? Ok, andiamo. Abbiamo una carta del fulmine. L'antidoto lo toglierei. Guarda che adesso lo tolgo e c'è il boss che avvelena. Guarda, guarda, io lo tolgo. Mi fido, mi fido. Voi non dite nulla. Qui non c'è la deviazione, per fortuna. E andiamo. No, ma questa porta io lo so che c'è il cane. C'è il cane in queste porte. Guarda che c'è il cane, eh. Guarda. 100 euro che c'è il cane. Metti le miscele nello slot rapido. Troppo tardi. Chi è? Discendente Ptumeriamo. Bellissimo. No, vabbè, bellissimo. Questo boss. No, vabbè. Chi è?
Discendente, tra l'altro, Ptumeriano. Sto cercando di fargli un parry, ma... No, non ho mancato. So che dovrei attaccarlo quando potrei recuperare la vita, ma... Vabbè! Che è... Però... È bellissimo sto boss. Che male gli ho fatto, scusami. Però è velocissimo anche, eh. È anche distruttivo. Non so che parola è distruttivo. Mi è venuta proprio così. Distruttivo. Sto cercando di fargli parry. Oh, non riesco. Mamma mia, bellissimo. No, ce la faccio, ce la faccio. Credo sia l'ultimo, quindi. Questo boss qui fa molto ultimo livello. È bellissimo, scusami. No, mi ricordo che c'è anche un boss che è principe Ptumeriano, tipo. Ma questo è discendente Ptumeriano. Che assomiglia a un umano. Ah, mi sono perso un po' di cose. Ah, tiri su... Ah, bravo. Ok. Spammare la pistola quando spamma merda. Ok, ci stavo provando, ma... Ho sbagliato tutte le tempistiche. Quando la stanza è grande è sempre l'ultimo piano. Ok. Questo è buono a sapersi. È vero, c'è la stanza rotonda e l'ultimo piano. Che non ci sono porte. Ho 15 fiasche in tutto. Non riesco a fare in tempo a usare la pistola. No, questo c'era però, dai. Questo c'era. Niente, questo attacco qua a distanza non si capisce molto. No! No, vabbè, l'avete visto tutti, che gli l'ho trapassato con, con la spada. L'avete visto. Quando lui spamma devo pistolarlo. Madonna! No, ci devo riprovare. Spara a caso, spamma così tanto che un parry lo becchi. Dovrei usare il fucile, che non ho. Ok, chiaro, chiaro. Un attimo da capire il pattern che ho già. Ah, il fucile spammo. Posso spammarlo, ok. Ma il lanciafiamme non fa il parry, vero? No, immagino di no. Ho 11 fiale. Niente anime, ma ho un sacco di anime da spendere nell'inventario. Spingarda? Leviosa? No, vabbè, ok. Chiaramente non era Spingarda Leviosa. Mi fido, ha sbagliato. Ok. Gli faccio malissimo, questo a parry va giù subito. Questo attacco devo schivarlo indietro, ok, chiaro. E questo schivarlo proprio. Iniziamo a ragionare. Servono 3 per 4 perri quasi. Si pompa? Che fa? Si pompa? No, doppio. Ah, che serve doppio? Sei tanto. Sbagliato, sbagliato. Bellissimo comunque questo boss, veramente bello. Ho sbagliato. Quanto attacca? No, vabbè, no, vabbè. Questo attacco qui, scusami. No, non l'ho pariato. Sto sprecando molte cose. Vorrei fargli un parry. Volevo finirlo così, scusatemi. Volevo fare la scena d'effetto. Calice di Ptumeru inferiore. E gemma del sangue fredda. E abbiamo finito il terzo calice. Tra
Tra l'altro quello aveva le doppie asce del demone capra. Izzy parte 2. No, ok, quanti anime? 6.000 mi ha dato, pochissimo. Altri due calici per domani. Come? Come? I calici li faccio a fine live, sai, una mezz'oretta prima di chiudere. Sentite che piangono? No, mi si è bloccata la chat. Sentite il pianto? Dov'è finita la signorina? Dov'è la bambola? E soprattutto piangono tutti. Cioè, sento lei che piange, sento. Non più. Ho capito, sai dove è andata? Qui, esatto. Perché qui dobbiamo. Non riesco a parlare. Dove abbiamo trovato l'osso del cacciatore. Welcome home, good hunter. Questa è la tomba What is it you di. desire? Ludwig, no? È la tomba di Ludwig. Very well. Che lei conosceva, a quanto pare. Hunters have told me about the church, about the gods and their love. But do the gods love their creations? No, mio Dio, questo I am dialogo. a doll created by you humans. Would you ever think to love me? Of course, Ma questo dialogo è I do love incredibile. you. Isn't that how you've No, made me? vabbè. No, vabbè, questo dialogo è incredibile. Hunters have told me about the church, about the gods and their love. But do the gods love their creations? I am a doll created by. Would you ever think to love me? Of course, I do Madonna, ma love you. questo dialogo Isn't è that how terribile. you've Cioè, made è me? fantastico. Terribilmente fantastico. Farewell, good. May you find you. Wow. Ha perso la gamba per la malattia delle belve, Ludwig. Lì è la lapide che ti porta il DLC. Ah, quando lo sblocchi. Io l'ho comprato, devo sbloccarlo, immagino. Quell'osso ha una lore notevole. Teorie dicono di no. Cosa di DLC? German. German? Cosa German? È la tomba di German e non di Ludwig questa? Ma German, però. Però noi abbiamo trovato quest'osso in quel punto lì. Quest'osso qui era in quel punto lì nel mondo sotto l'officina, vedi? Ah no, si dice che si trattasse di una. No, di un apprendista di German. Esperto nell'arte della velocizzazione. Un osso di un cacciatore il cui nome è andato perduto. Quindi non c'entra con Ludwig né German, a meno che sia di Ludwig. No, no, non spoilerate, non spoilerate. Poi, se è una cosa di DLC, poi io allora lo scoprirò. Comunque. Dai, mi fermo qui e continuo domani. No, no. Non spoilerate. Va bene, sì, poi mentre lo faccio, se è una cosa che magari non ho capito, siete liberissimi, anzi, mi fate un favore perché voglio sapere tutto, tutto io di questo gioco. Comunque, grazie mille di essere stati qui, eravate tantissimi, nonostante l'ora, mi ha fatto un sacco piacere. E quindi vi auguro una buonanotte nel tal sogno del cacciatore, vi auguro una buonanotte e ci vediamo domani, continuiamo domani alle 6. Quindi grazie e buonanotte a tutti. Ciao. Si è bloccata tutta la chat, mi dispiace. Buonanotte, buonanotte.